Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video unboxing riguardante il sito Amazon. Quest'ordine riguarda una console da Retro Games. L'ordine ha impiegato a giungere a destinazione circa 3 giorni. La spedizione è avvenuta con Amazon Prime. Il prezzo pagato per questa console è di 141 euro. Adesso andiamo ad aprire il pacco e a vedere un po' cosa contiene. Si tratta di una rivisitazione dei giochi che praticamente si trovavano nelle sale giochi, quelli con la manovella, e appunto questa console è molto simile a quelle delle sale giochi. Adesso vi farò vedere cosa intendo. Andiamo ad aprirlo. È arrivato direttamente con questa scatola senza altre coperture. Vabbè, intanto qui vi mostro cosa dice. Qui in alto dice Classical Arcade Games Station. E poi qui dice Top Brand, basso consumo. Qui non so, dice che contiene i classici giochi arcade, una alta risoluzione. E un'esperienza di gioco fluida. Ok, apriamolo. Vediamo subito cosa c'è all'interno della confezione. Si trova intanto una presa VGA per connettere la console alla televisione. Qui poi c'è un cavo HDMI dorato. Poi ancora si trova un cavo USB classico di colore blu, un manuale utente in inglese, due pulsanti di riserva, uno bianco ed uno nero. La presa di alimentazione, ed infine l'alimentatore. Ok, togliamo questo involucro ed ecco qui la console in tutto il suo splendore. Andiamo a prenderla. Come vedete, è dotata di due manovelle, una e due, quindi si può giocare in due e poi accanto ad ogni manovella ci sono sei pulsanti di azione, un pulsante coin, due pulsanti start da entrambi i lati e il pulsante pausa, che è questo. Ve la faccio vedere sul retro. Ci sono vari attacchi. Innanzitutto c'è il pulsante qui on off per accendere e spegnere la console. Poi c'è l'entrata per l'alimentatore da 12 volt, la presa HDMI, qui è un po' rovinato, la presa VGA, l'entrata per la presa VGA.
l'entrata audio, il volume e due ingressi USB. Questo è tutto. Ok, adesso andremo a provare la console, quindi cambiamo postazione. Ho collegato la console al televisore con il cavo HDMI. Andiamo ad accendere la console. Si illumina. Ecco qui che parte il nome della console, Pandora's Box. Qui esce subito l'elenco con i giochi che dovrebbero essere, ecco, 1388 in tutto. Molti sono ripetuti, ho già controllato, però ci sono diverse versioni di uno stesso gioco. Adesso non sto qui a farvi vedere l'intera lista, magari vi faccio vedere quelli più noti, ad esempio. Io giocavo molto a vediamo. Intanto questo è molto famoso come gioco, Double Dragon. Poi c'è Mario, Dottor Mario, Dragon Ball Z. Insomma, ci sono moltissimi giochi. Questo è uno dei più famosi, ad esempio, magari ve lo faccio vedere. Si trovava in quasi tutte le sale giochi, questo. Start. Come vedete, ha una cassa audio incorporata. L'audio proviene dalla console stessa e non dal gioco. Infatti qui c'è un pulsante per regolare il volume. È molto potente come cassa. Il gioco, come vedete, è fluido, non dà problemi, non va a scatti. Ok, usciamo da qui. Questo era uno. E poi comunque ci sono tantissimi altri giochi, ne ho provati diversi e nessuno di questi si blocca o si è sgranato, cioè ha una buona risoluzione. Comunque certo la grafica è sempre quella dei giochi di una volta, però è una buonissima console. Adesso vi faccio vedere, se clicco qui sul retro c'è un pulsantino. Si va nei settaggi della console. Si può settare i crediti. Adesso è impostato su free, cioè puoi avere puoi avere monete infinite, coin infiniti, altrimenti si possono modificare una moneta, due, cioè quanto equivale un gettone praticamente. Torniamo indietro. Poi ci sono altre impostazioni da aspettare. Si può anche creare una lista dei preferiti. Adesso non ricordo bene. Ecco qui. C'è Edit Favorite List. Per creare la lista dei videogiochi preferiti in modo da non doverli ogni volta andare a cercare nella lista. Torniamo indietro. Ok ragazzi, sono tornata alla modalità videogioco. Vi faccio vedere qualche altro gioco, scorrendo un po' la lista. Quando ne vedo qualcuno interessante, magari mi fermo. Ah, ecco qui per esempio, Metal Slug, penso che è un gioco che tutti conoscerete. Infatti, guardate quante versioni ci sono state fatte di questo gioco. Era veramente un gioco molto presente nelle sale giochi. Michael Jackson,
Ah, poi c'era questo qui, Midnight Resistance. Vabbè, Pac-Man, famosissimo. Molti di questi neanche li conoscevo. Qui per esempio Puzzle Bobble, Bobble, non so come si legge, penso che è il gioco più famoso mai esistito. Magari ve lo faccio vedere visto che questo è molto conosciuto. Ovviamente qui la schermata che vedete è in 4 terzi perché l'ho impostata io così, ma potete anche giocare in 16 noni, ovviamente. I pupazzetti magari saranno più schiacciati, però se preferite giocare a tutto schermo potete anche farlo. Ok, questo qui è un grande classico. Io sono un po' scarsa, però va bene. Questo è un altro gioco. Ok, penso che magari la scorro un altro po', ma penso che possa bastare. Ah, Robocop, famoso anche questo. Sonic, no, Sonic, eccolo qui. Questo era un gioco del Sega Mega Drive. E poi Street Fighter, ovviamente, in più versioni. Famosissimo gioco. Ok, più o meno questa è la console. Vi ricordo che questa console ha un prezzo quindi di 140 euro circa. Vi lascerò comunque il link se vi interessa per l'acquisto nelle informazioni del video in basso. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like. Se volete avere altre informazioni su questa console, potete benissimo chiedere nei commenti e risponderò a tutte le vostre domande. Ok, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare la campanellina che trovate accanto al pulsante iscriviti per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video che usciranno riguardanti sia Amazon che molti altri siti di acquisti online. Vi ricordo inoltre di seguirci sui nostri social, che troverete anche questi in descrizione, soprattutto su Instagram dove siamo molto attivi. Ok, per il video di oggi è tutto, alla prossima!